La storia non è solo quella che si legge sui libri. La storia spesso si palesa con la sua portata di straordinarietà già nel presente. Sono stati due uomini coraggiosi. Sono pochi quegli eventi in grado di rivelarsi storici nel momento stesso in cui si realizzano. Beatissime Pater, nomine sancte ecclesie, in ixas gratia sago, de pronunciazione a sanctitate vestra facta, ac humili terpeto, uteam sanctitas vestra, super per acta canonizzazione, litteras apostolicas, dignetur decernere. Decernimus. Questo è il caso del 27 aprile 2014, la canonizzazione dei più grandi papi del Novecento. Si apre così il documentario in 3D 27 aprile 2014, racconto di un evento, sulla canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, prodotto dal Centro Televisivo Vaticano e Sky 3D, che è stato presentato nella giornata di apertura del Festival Internazionale del Film di Roma. Il direttore Marco Müller ha accolto l'arcivescovo Angelo Becciu, sostituto per la Segreteria di Stato, che ha ricordato come la straordinaria celebrazione è stata seguita in tecnologia 3D, non solo in televisione, ma anche in più di 1000 cinema del mondo, come pure in HD e in 4K grazie all'impegno di 150 tecnici utilizzando 9 satelliti, 40 telecamere, 4 regie mobili. Si è realizzato l'auspicio che il Santo Padre Francesco ha consegnato al CTV in occasione dei 30 anni di Costituzione. Lavorare insieme. Prima ancora che una strategia di pianificazione è uno stile di vita ecclesiale e anche sociale. A commentare l'evento voci autorevoli come quella del regista Pupi Avati, colpito dall'immersività della ripresa televisiva tridimensionale. Io ho visto quello che vedeva il Papa, sulla Papa mobile che andava, io guardavo con gli occhi del Papa, ero col Papa, ero con Ratzinger. Nella sua commovente discrezione, od ero con quei due invece beatificati nell'alto dei cieli, che probabilmente in qualche modo approvavano, apprezzavano tutto quello che è stato fatto in loro onore. Questo tipo di tecnologia sa vedere al di là di probabilmente di quello che vede addirittura un occhio umano, riesce a raccogliere con una capacità di identificazione da parte di chi guarda poi lo schermo, il teleschermo, tutto quello che probabilmente chi era presente all'evento non ha provato. Il racconto è arricchito da immagini inedite di Papa Francesco, immediatamente successive alla sua elezione, e dalla testimonianza dell'attore premio Nobel Dario Fo. Lui si pone nella condizione assoluta dell'autenticità. È questo che mi ha sorpreso e mi ha innamorato di questo uomo. Il coraggio, il rompere con le consuetudini, pensare soltanto all'anatema contro la mafia. Nessuno mai ha avuto il coraggio di farlo. La sua forza è proprio lì. Non è un aristocratico, non è uno scienziato d'élite, come si dice. È uno scienziato del tutto legato alla grande storia della cultura popolare. Il docufilm è anche un viaggio attraverso i luoghi del Vaticano, dalla Scala di Pio IX al Braccio di Costantino, dalla Sala Ducale alla Sala Regia, per concludersi in Piazza San Pietro e con spettacolari e vedute aeree di Roma.